Se devo essere sincero, quando ho scelto di raccontare un tema come questo, mai mi sarei aspettato che le risposte che avrei trovato mi avrebbero in realtà cambiato. E mai per una volta avevo pensato che la Brebemi portasse in qualche destinazione utile ai miei viaggi, ed invece eccomi arrivare a Crema, dove in questa zona tranquilla e soleggiata mi incontro con Katia, una ragazza normale a cui è successo una cosa normale. Perché quando si parla di tumore al seno, si parla di qualcosa che può succedere anche a te che stai guardando questo video, almeno che tu ovviamente non sia un uomo, e in quel caso potresti essere ancora più sfortunato. Ma partiamo dall'inizio. Ecco la storia, una come tante, di una ragazza normale a cui succede una cosa normale. Ciao Giovanni, piacere. Ciao, piacere. Ti sei Katia? Sì. Let's go inside. Vieni. Prima domanda che ti fanno è come l'hai scoperto. Allora, sei una donna, ti chiedo come l'hai scoperto. Perché tu pensi sempre che a te non succeda mai, no? Quando invece succede a qualcuno che conosci, allora lì secondo me vanno un po' nel panico. Ma no, gli uomini, devo dirti che in questo momento forse sono più riservati o forse sono più imbarazzati. Il 9 di marzo del 2015. Allora, l'ho scoperto per caso. Ero a letto, stavo leggendo, avevo il braccio così, mi prude e facendo proprio questa cosa mi sono sentita una pallina. Ti dico solo che io ad agosto dell'anno prima avevo fatto il mio controllo annuale, normale, anche perché ti dico, noi stavamo cercando un figlio e quindi a maggior ragione. Ma tu guardi, la cosa bella che ho da dirle è che non è niente. E intanto che io le ho detto, dottore, sono contenta perché da venerdì che non dormo, lui mi ha detto, ritiro quello che ho detto. Quelle cose che io ti senti, forse io sentivo che c'era qualcosa che non andava. E io mi sono permesso di prendere l'appuntamento a Piacenza. A Piacenza c'è un centro che si chiama Centro Salute Donna. E gli dico, va bene, mi dica quando. No, ma lei adesso parte, va a Piacenza e la dottoressa l'aspetta. Quindi prendo la mia macchina, chiamo una mia amica, inizio a piangere per tutto il tragitto. E quindi faccio tutti questi prelievi e l'unica cosa che poi nell'alzarmi io ho visto nel computer l'immagine del mio seno e si vedeva una macchia nera. Ho capito che, ho realizzato che c'era qualcosa che non andava. Loro sono state, io dico sempre i miei angeli, ma soprattutto sono state molto oneste. Cioè lei è stata molto chiara e di questo tutto sommato cioè la ringrazierò sempre. La risposta che mi ha dato l'oncologo è che un tumore di questo tipo può essere che in 6 mesi si sviluppa. Ovviamente se io non avessi insistito di dire sento qualcosa qua, anche lui mi avrebbe detto è tutto a posto. Quindi poi io parto e vado da mia mamma e non ho avuto nemmeno... Io ho detto, io non so come dirvelo. Cioè, è questo. Cioè tu non io però per dirvelo. Io mi sono sentita questo nodulo, stamattina sono andata, mi hanno fatto la biopsia e... Quindi mia mamma scoppia a piangere, era disperata. A che l'ho guardata e gli ho detto basta, cioè così non mi aiuti. Io quel giorno lì chiamo il lavoro, non riesco nemmeno a dirgli non vengo a lavorare perché scoppia a piangere. Okay, mi ha detto guarda non ti preoccupare, tu stai a casa, ci vediamo sabato, non ti preoccupare, se sabato non ti senti mi chiami, sei tranquilla. Sì, perché poi sai ognuno reagisce a suo modo, no? E quindi c'è chi impreca, c'è chi... cioè piange con te, cioè. Però nel senso non ho mai tenuto nascosto questa cosa, nel senso che secondo me non c'è nulla di che vergognarsi. Cioè io avevo 37 anni, stavo benissimo, avevo appena ritirato gli esami del sangue, erano perfetti. Allora se tu non lo racconti, per me mi sembrava di vivere in un sogno, cioè non sono io, capito? Io mi sono solo chiesta perché a me. Io non dico perché a me, perché doveva succedere a qualcun altro, cioè non dovrebbe succedere a nessuno. Io ho detto, io non ho mai pensato minimamente, oddio muoio. Cioè, è la parentesi che devi risolvere. Però non ho mai pensato, oddio potrei non farcela. Quello no. Io ho sempre detto alle persone che mi sono state vicino, cioè io non saprò mai come ringraziarle. Perché tu in quel momento vorresti qualcuno che comunque ti prendesse, ti coccolasse, ti dicesse non ti preoccupare, non è niente, cioè stai tranquilla, di circondarsi di gente positiva, cioè di circondarsi di gente che ha voglia veramente di starvi vicino, di gente proprio cioè, positiva. Quello che sento ascoltando le parole intense e in alcuni tratti troppo forti che Katia mi racconta è di quanto un'esperienza così difficile possa riempire una ragazza di 37 anni di voglia di vivere. È come se ad un certo punto della propria vita ci si accorgesse che il tempo che ci è dato non è sempre infinito o incalcolabile. E quindi io ho detto, io mi auguro solo che la mia
esperienza, sia di aiuto alle altre persone, comunque per dire non sottovalutate la cosa. Perché io ho visto che purtroppo delle mie amiche, comunque conoscenti, che mi sono state vicine, che hanno comunque seguito questa cosa, poche sono andate a farsi controllare. Cioè proprio a me sta succedendo, perché finché non ti succede non ci pensi. Dici sempre a me non succederà mai e quindi, cioè, non succederà mai. Poi, che si affronta? Cioè le cose si affrontano. È difficile, cioè io non ho mai detto che sia facile, è difficile, è impegnativo, però si affronta. Mi incontro con Elisabetta, che a 26 anni scopre di avere anche lei, nella sua vita normale, una cosa normale. Me ne sono accorta io, ho sentito un nodulo, qualcosa che non avevo mai sentito, sono andata a farmi vedere, mi hanno detto ma no, figurati, sotto i 30 anni è impossibile, non è niente. Io dalla biopsia si è visto che era un tumore e mi hanno operato. Un momento in cui tu te lo dicono, lo sai, però perché il tuo cervello veramente recepisca quello che succede ci vuole un po'. Non ho mai pensato che mi sarebbe venuta una recidiva. Però in una piccolissima percentuale di casi, per lo stesso lato, sempre la stessa cosa. Non è vero che non l'aspettavo. Quando il dottore mi ha fatto l'ecografia, mi ha detto che avevo linfonodi ingrossati, ho capito subito cosa era successo. Ci sono state 2 settimane piuttosto fastidiose in cui tutti mi dicevano non ci pensare. Per esempio, quando pensavo di perdere i capelli, tutti mi dicevano ma si ricrescono. A me è stato parecchio sulle palle, non sono l'unica cui è stata sulle palle. Secondo me devi dare l'occasione alla persona che è di fronte di spiegarsi. Se non paura che gli succeda una cosa così o vuole farsi un pianto, che gli devi dire o non ci pensare. Non lo so, quello che io ho notato è che spesso le persone cercano di, per tranquillizzarti, come di sminuire la cosa. E io capisco benissimo la buona intenzione. Tra il vedere tutto nero e il vedere tutto rosa c'è una via di mezzo che è equilibrata. Secondo me sappiamo tutti che nel mondo esistono delle cose brutte, delle cose cattive. Sì, perdi un po' la parte un po' più bambina, non so come dirti, quell'ingenuità che fa parte più della giovinezza. I consigli che personalmente do io, secondo me, sono di informarsi sulla propria malattia. Io penso che le persone vadano ascoltate, tra l'altro non solo se uno sta avendo il cancro, ma anche se l'hanno licenziato, è stato mollato o ha una cattiva giornata, e cercare di capire come va, come sta, e perché spesso secondo me proiettiamo sugli altri le nostre paure, le nostre sensazioni e cerchiamo un po' di schiacciare perché il dolore degli altri ci spaventa. Un amico che ha un problema così, secondo me è importante farlo svagare. Però anche è anche importante ascoltarlo, cioè cercare di capire di cosa ha bisogno. Anche secondo me non vergognarsi di chiederlo cosa posso fare per te. Per me è un modo molto più sereno di viverlo. Sono delle volte in cui uno si deve sfogare, penso a questo. Cioè qualunque cosa ti faccia stare bene, secondo me. Parlare con lei mi fa capire quanto spesso nei rapporti ci complichiamo la vita cercando le cose più giuste da dire. Ma spesso la soluzione è semplicemente esserci, dedicare del tempo. Oggetto misterioso ma prezioso, per passarlo con le persone che abbiamo intorno, dallo sconosciuto che incontriamo in un treno alla persona a noi più vicina. E poi a un certo punto mi sono detta che tutto sommato non lo sai cosa ti riserva il futuro. Il tempo in cui stavo bene non va sprecato preoccupandosi. Però questo per dire che non ho mai pensato di non farcela. La ragazza che vedete si chiama Federica, ha 34 anni e come le altre ragazze che ho incontrato mi spiega come una cosa normale può cambiarti la vita. Almeno non ho pensato alla preoccupazione tanto dell'intervento. Intervento da fare, fatelo, togliete tutto quello che c'è da togliere, ma non voglio avere niente, cioè cellule che rimangono. Non è vero che se ho i capelli adesso, vabbè adesso però stai bene, perché tante persone hai finito la chemio e ti dicono beh però adesso stai bene, ti vedo bene. Però sembra quasi un lavarsi la coscienza, perché loro vogliono pensare che ok, sia tutto finito, adesso tu stai bene, basta. Altre stronzate che mi hanno detto. Ma sì, tanto ti rifai le tette adesso. Grazie. Primo, non avrei mai voluto rifarmi. E comunque sia, non è una passeggiata neanche rifarsi il seno, quindi. E secondo me è una cosa che veramente fa tanto la differenza, è la tua voglia di star bene. Perché se tu ti abbatti e inizi a sentire soltanto il malessere
il male che ti fa. Io ho cercato di vivere subito tutto come un'esperienza, non come una malattia, non come una cosa da dimenticare, come se fosse veramente un'esperienza, un'esperienza che il mio corpo doveva fare. E mai pensato che saresti morta? Sì. Eh beh sì. Ma lo penso tuttora, nel senso che non è finita. Cioè, però dico, io sono in 5 anni di cure, quindi io adesso io sto bene effettivamente. Avevo sempre foulard colorati, ci sembravo una tipa eccentrica, non una tipa malata. È già successo 2 volte in quest'anno che ci fosse qualcosa di sospetto, quindi ogni volta è un colpo al cuore, quindi sì, ci pensi alla morte. Ma quindi... perché? Tante volte ho ricevuto risposte che mi hanno spiazzato, a domande che invece potevano sembrare semplici. Come vedete, non esiste una reazione giusta quando la persona davanti a te ti dice che alla morte ci pensa, perché ad ogni esame di controllo che fa, una brutta notizia potrebbe cambiarle il futuro per sempre. Allora, io prima non avrei mai pensato che potesse succedere a me. E io lavoro in ospedale, quindi ne vedo tante di... Invece, quando poi ti diagnosticano di avere un cancro, le tue priorità cambiano. Torni un po' alle basi, ai rapporti, scopri veramente le persone vere. Cioè, se mi avessero detto prima, guarda, tu ti ammalerai di cancro e potrai dare forza ad altre persone, non l'avrei mai pensato. Perché uno dice, sì, no, mi ammalo di cancro, ma figurati se io adesso, cioè, penso a me e tanti saluti, cioè, nel senso, penso a galleggiare, a star bene io, perché... Allora, Terra Ferita è nata appunto dall'amicizia che mi lega con la fotografa, che si chiama Stefania Zambonardi. Quando io mi sono ammalata, lei aveva appena terminato un corso base di fotografia, quindi per hobby. Quindi quando mi sono ammalata c'era un po' questa voglia di rendere appunto tutto un'esperienza utile. C'era la rabbia di avere comunque una malattia, perché io, frequentando l'oncologia, vedevo che comunque c'erano sempre più giovani donne coinvolte nella malattia. Ci siamo informate riguardo l'inquinamento che c'è a Brescia e da lì abbiamo deciso di realizzare questa mostra fotografica che vede la partecipazione di 8 donne che ho contattato, e ci siamo fatte fotografare nei luoghi inquinati della nostra città. Sono 8 luoghi e 8 donne. Il filo conduttore della mostra è appunto le cicatrici personali che abbiamo ognuna di noi. E perché davanti ai luoghi simbolo? Perché sono cicatrici ambientali. Non è una denuncia, quindi noi non vogliamo dire che l'inquinamento di Brescia ha fatto venire il tumore al seno a noi, no. Quello che a me interessa è far capire che a Brescia ci sono tante persone colpite da tumore. A Brescia c'è tanto inquinamento e tanta omertà, non se ne parla. E far parlare della malattia, far parlare di donne bresciane, far parlare dell'inquinamento che c'è a Brescia. Diciamo così, noi mettiamo lì la faccia, il seno, l'ambiente c'è e i dati ci sono, 2 più 2. Tantissime persone si sono interessate, tantissime persone ci hanno fatto i complimenti per aver portato a galla un problema reale. E così noi andremo in Parlamento a portare Terra Ferita, la situazione bresciana, e verranno tutte le donne che hanno partecipato a questo progetto. Purtroppo una di noi non ci sarà, perché è morta è morta l'anno scorso, 2 giorni prima dell'inaugurazione della mostra fotografica. E smetterete fino a che? Non smetteremo mai. E concretamente prendere in mano la situazione dell'inquinamento bresciano, ecco, non so se potrò avere figli, ma se li avrò, cioè, insomma, vorrei poterli farli vivere in un ambiente diverso da quello in cui sono cresciuta io. E io ricordo mia mamma che negli anni del 50, lei mi ha sempre raccontato che il Mella cambiava colore quando lei era piccola, andavano a vedere l'acqua colorata per gioco. E io sono il frutto di quest'acqua colorata, probabilmente. Dove c'è scritto Brescia apri gli occhi, perché Brescia deve davvero aprire gli occhi sull'inquinamento e sulla situazione che c'è nella nostra città. Tante volte viene sottovalutata, però è davvero grave. Che consiglio? Beh, alle giovani donne il consiglio è comunque tenersi controllate, perché non soltanto dal punto di vista degli screening che fanno, perché io non ero nell'età di screening, quindi me ne sono accorta da sola. Insistere,
con i medici, anche se magari si pensa di disturbare o di risultare, no, sono ipocondriaco, perché invece no, non ho niente, è meglio un controllo in più che uno in meno. Allora i bresciani scappiamo da Brescia. E andiamo a Borgo Sant'Olio. Andiamo via. Offlaga. No, no, via, via proprio dalla città. Offlaga è fuori. Bresciani, te lo consiglio. Tolto l'idea di cambiare paese, di vendere tutto e scappare da Dio. Consiglio di aprire gli occhi sul problema dell'inquinamento che c'è nella nostra città. Potrei spiegarvi che da queste ragazze ho imparato quali sono gli interventi di rimozione del tumore al seno o che effetti danno le sacche rosse della chimioterapia. Ma nel poco tempo che ho a disposizione in questo video, mi rimane fisso un solo pensiero. Che una cosa normale, appunto perché è normale, non ci preoccupa mai e che spesso non ce ne interessiamo. Che di una cosa normale come un cancro, e soprattutto di quello al seno, se ne parla sempre troppo poco. Se ne parla troppo poco in famiglia, tra amici, a scuola. Se ne parla troppo poco con chi è costretto a vivere un'esperienza di questo genere. Non se ne parla mai abbastanza nella prevenzione, che spesso è l'unica e più importante cura per intervenire al momento giusto. Perché quello che mi ha cambiato, ascoltando queste ragazze, è che l'importanza di raccontare qualcosa è che chi l'ascolta ne comprenda la sostanza e ragioni sulle dovute conseguenze. Perché tutti abbiamo diritto ad una vita in questo mondo, anche se potrebbe sembrarci normale. Io ti faccio una domanda. Sì, però alla fine di tumore al seno ormai non muore più nessuno. Sì, questa è una grande cazzata. Perché prima di tutto non è vero. E secondo, non è una passeggiata il tumore al seno. E sono delle conseguenze che ti porti dietro per tutta la vita. Ma non solo tu, ma anche chi ti sta intorno. Quindi mariti, fidanzati, famiglia. Quindi chi dice, vabbè, ma di tumore al seno non si muore più, tu come lo riassumeresti in una parola? Che sei un ignorante. E a chi ti viene a dire, sì vabbè, ma di tumore al seno ormai non si muore più, che cos'è? Vaffanculo, non è vero. Ma Fede, ma sì, ma che ve ne fotte, tanto di tumore al seno non si muore più. Ma vaffanculo, non è vero, non è assolutamente vero.